Soul Souls e non bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale io sono Balucia Sims e oggi siamo di nuovo qui ragazzi Con un nuovo episodio Ragazzi legacy. Challenge Siamo tornati in casa Redfield così Io ho avviato la partita Ragazzi ed è successo ciò Stavo per Iniziare il viaggio a Selva Dorada E invece Mi dispiace tanto Eccola lì Lui guarda, lui te, hai capito quello che è successo Caro hai capito? Assisti alla morte ma nessuna reazione. Lei è sconvolta, lei pure, il cane pure, la piccolina è di là che sta giocando ma ha avuto comunque un trauma infantile a distanza ragazzi e questa è Dylan. Io non ho parole ragazzi, sono a dir poco sconvolta perché veramente pensavo quantomeno riuscisse a partire, insomma, a godersi almeno un giorno. E invece no. Eh, avevo già calcolato questa possibilità, ovviamente, eh. Però, ecco, amore, adesso che vedi il tristo ti viene angoscia? Vabbè, lasciamo stare. Spaventato per il tristo, ragazzi, ecco. Inizierà a lavorare fra un'ora, vai al lavoro, vai, guarda, vai. Perché è un disastro qua. Guardate nemmi, quanto è triste, ragazzi. Dovresti anche ricevere una promozione quindi vattene a lavorare che non ti voglio vedere. Ne un, nemmeno una lacrima, hai versato per tuo suocero. Dovresti, mamma mia, dovresti vergognarti. Vergognarti, ma proprio pesantemente. E questa, ragazzi, la prenderà la nostra Sherry, anche lei va al lavoro, ragazzi, distrutta praticamente. Che dire, siamo così. Che bello, eh! Queste sono le gioie ragazzi, sono le gioie. Come iniziare il nuovo episodio così? Ma non è meraviglioso? Bene! E il tristo si guarda anche la televisione. Ma che meraviglia! Ma, ma porca pena ragazzi, io guardate sono, sono sconvolta. Vai, butta il cibo variato tesoro e inizia a servire la colazione. Fai delle frittelle, io non lo so. Vabbè ragazzi, volevo mostrarvi una cosa. Qui avevo sistemato il lettino della nostra Ada, che vi ricordo nello scorso episodio è cresciuta e è diventata una tozzelerina. Vai qui, vai qui patatosa. Guardate, abbraccia Dylan. Patata, non puoi più abbracciarlo il nonno. Appena in tempo comunque. Eh. E questa ragazzi, sebbene tristissima adesso, è Ada, piccola. Che è tanto triste lei in questo momento. Povera stella. Eh sì, avevo modificato la stanza, avevo messo qua altri, mh, eh, cioè il lettino, avevo tolto il comodino. Eh, qui, ragazzi, avevo messo dei giochi in bagno ho, ho rimesso i, mh, i vasini e soprattutto nella stanza di Dylan, ragazzi, avevo messo dei giochini con un peluche perché avevo immaginato comunque che la piccola. Uh, insomma che la piccola massa trascorrere del tempo accanto al nonno quindi invece niente ragazzi il nonno è andato quindi sono sconvolta ancora ci credete sono sconvolta però è così eh, ragazzi che bisogna fare non, non andare dal tristo patata credimi vai qui vai dalla mamma chiedi di farti leggere un libro chiedi da Rebecca del cibo ragazzi sono sconvolta non c'è nulla da fare quindi e là è andato, e eh, beh, eccola lì, ora anche Sherry tra poco, tesoro, ti prego, c'è appena stato un lutto in casa, non, non peggioriamo la situazione, però ragazzi, come vi dicevo, avevo considerato questa possibilità, ahimè, scusate, eh, perché io non finirò mai di togliere la roba di Natale, ma quanto cappero di roba avevo messo, allora, dunque, um, avevo, dicevo, considerato questa possibilità, questa possibilità, ovvero che Dylan morisse prima di, a di andare a Selvadorada, perché una scadenza incombe, per Rebecca si avvicina un'importante scadenza, deve trovare un modo per sbarazzarsene, chiede aiuto, lei chiederebbe aiuto, aumento del rendimento piccolo, ehm, e quindi mi ero preparata, fra virgolette, psicologicamente alla cosa, molla il piatto tesoro, perché qui bisogna riempire, e anche questo bisogna riempire, quindi molli il piatto per cortesia, ma oh ragazzi, ma... Tutte le volte è una, una tragedia. Molla quel piatto. Santa pera. Oh. Mamma mia, ragazzi. Lo Smarat Show. Sì, vabbè. Festa del papà. No, vabbè, ragazzi. Io non c'è. Ce... No, mi sono sbagliata. Non volevo cliccare lì. Però, da me è una sfiga. Ma, ma, ma la festa del papà, ragazzi. Organizzata ovviamente per il, per il nostro Dylan. C'è veramente una tristezza questa cosa, una tristezza. Vabbè. Lasciamo perdere, lasciamo perdere. E ovviamente, ragazzi, ho in mente qualcosina perché come dicevo, mi ero preparata a questa possibilità. Insegna Ada a usare il vasino, intanto questa è Ada. Fatemi sapere se vi piace. Ha un caratterino, ragazzi, è tutta la mamma da quel punto di vista lì, ora ve la mostro. Non imbronciata, guardate quanta dolce, ragazzi! La adoro. E ha ripreso ovviamente il colore dei capelli dal papà. Non vedo l'ora di vederla adolescente, vi giuro, perché sono curiosissima di vedere da chi avrà ripreso maggiormente. Però, c'è tempo, ragazzi, c'è tempo. E dicevo, ho, ovviamente, un'alternativa, ragazzi. Purtroppo il nostro Dylan non è riuscito ad andare a Selva eh, perché non, non ce l'ha fatta realizzare il suo sogno, ed è un peccato. Però, ragazzi, nella vita a me capita anche questo, quindi lo trovo molto realistico. Purtroppo non, tutti, non tutte le persone riescono per quanto possano impegnarsi a realizzare i propri sogni, magari perché si dedicano, come è stato per Dylan, per molto molto tempo ad altro, ecco. Fondi fraudolenti. Mirko ha notato uno scamma ricorrente nei rapporti spese del proprio responsabile. Che sembra colpevole di. Ah, eh, calli. Appropriazione indebita debita e danni dell'azienda. Mirko deve segnalare il responsabile o cercare di ricattarlo. Per ottenere. No, no, lui lo, lo segnala. Uh, forse presto si libererà un incarico come direttore per Mirko. Bene. Bene. Ehm. E quindi sì, lui diciamo, ha messo un po' da parte i suoi sogni per dedicarsi alla famiglia, per, per, alle sue figlie, a, al lavoro sempre, perché sì, però non era eh, su Dylan, certo che si affievoliscono le luci della ribalta, non, cioè, non brilla più neanche la sua di luce, quindi voglio dire buonanotte, però ragazzi, non per questo... I nostri Deadfield lo sapete, no? Loro ci prendono le tranve nella vita, però prendono le tranve ma non si arrendono mai, quindi questa è una cosa più che positiva. Perché lei porta via le, la mia roba? Io non... Boh, ragazzi, veramente non ho parole. C'è cioè, qualcuno qua che deve ancora mangiare, certo a mezzogiorno le frittelle non è che siano proprio il massimo, però... Cara, cerchiamo di... Darci da fare. Ma che cappero stai facendo? No, ragazzi, vabbè, io resto sconvolta. Veramente. Chi è? Ho saputo della scomparsa di un Sim che ti era molto caro. Volevo farti le mie condoglianze. Grazie, grazie mille. Datti una mossa perché tua figlia tra poco inizierà a diventare uh, una specie di demone. Tesoro, però, io non ho parole. Vogliamo darci da fare? No, vabbè, lascia fare, guarda, se ne occuperà lei. Allora, dunque, mh, metti Ada qui. Intanto, ragazzi, velocemente volevo mostrarvi i progressi di Ada. Perché sì, qualche progressetto. Allora, stiamo così. No, sta diventando anzianotta. No, ragazzi. Avrebbe trascorso la vecchiaia insieme a Dylan invece neanche quello. Mangia, patata. È proprio da Sherry far mangiare a pranzo le frittelle, ragazzi. Prendi gli avanzi. Eccola qui. Ha superato la fase di maggior vigore ed è diventata una cagna, una orribile anziana. Potrei notare che dorme più spesso, salta di meno sopra le cose e ha una maggiore probabilità di ammalarsi. A nemmesissima restano comunque ancora delle belle giornate da vivere, quindi trascorre un po' di tempo con lei prima che giunga il momento di salutarsi. Eccola lì ragazzi, quindi un altro um, evento nefasto presto in arrivo. Grazie mille carissimo, sei stato molto gentile. E quindi sì, questo è il pasto, vedete? Questi sono i pasti. È eh, la depressione questa, ragazzi. Adesso lei è triste e quindi si attacca ai dolci. Perché non è assolutamente da Sherry attaccarsi al dolce. Insomma, e chiacchiera un po' con la piccola. Rallegra la cerca di ecco. Io la conforterei di altro perché confortala. Tesoro. E dice, volevo farvi vedere i progressi. Allora, la nostra sta così alla comunicazione. Perché, mentre aspettavo insomma, ragazzi, di iniziare l'episodio, qualcosa le ho fatto fare dopo che le ho sistemato il look. Questo è il movimento, questo è il pensiero, e questo è il basino. Quindi, siamo quasi arrivati a. Mamma, sei come un dinosauro in questo momento! Brutta come di un dinosauro, mazza carina, tesoro. E quindi, sì, un piatto di frittelle è... già, ragazzi, non è in grado di, come dire. Da sola a occuparsi di una bimba, secondo me. Per di più, figuriamoci se chi è. Oh, tesoro, non voglio guardare come sei conciata perché mi fa star male. E più figuriamoci adesso che, che è triste, ragazzi, non ho proprio parole. Allora, io volevo, mi sono decisa, ragazzi. Uh, anche a breve cambiare lavoro perché sì, è arrivato il momento per lei di iniziare, però prima ragazzi, non oggi, non in questo episodio, adesso c'è altro da fare, devi confortare tua figlia, puoi farcela, eccola lì, ve l'avevo detto che, okay. tesoro, dovresti proprio far uscire da qui la piccola, no, non l'ha capito, va bene, ecco dai, ti sta chiamando lei, se non ci arrivi, te lo fa capire lei. Oh, guardatele. C'è qualche somiglianza, ragazzi. È un peccato che quando sono così piccolini, uno non possa riuscire a capire bene. Ancora, cioè, è realistica come cosa. Però, è un po' un peccato. Allora, proviamo a favola della buonanotte, per favore. E già il per favore è tanto qua, eh. Ce la faranno, ragazzi? Non lo so. Perché non ho neanche provato gli spazi. Ma sembra di sì, meno male. Eh, sei molto triste, sì, tesoro. Guardatela, ragazzi, tristissima. Comunque, sì, c'è un piano, ragazzi, è un obiettivo anche da portare a termine in questo episodio. Perché, insomma, la nostra non. Ehm, come dicevo prima, i Redfield magari. Come dire, barcollo, ma non mollo. Quindi, loro non mollano mai ha c'è la briglia di immaginazione, meno male. Motivo per il quale vieni qui tesoro, giusto per riprendere un momento, guarda un canale, guarda i classici della ma come ti sei conciata, vabbè. Eh, vai pure in camera della bimba, tesoro, ti prego. No, in camera della bimba no. Allora fermi perché qua Blocca la porta per tutti gli animali, altrimenti stiamo freschi. E, perché sì, me la immagino un po' eh, fissata con l'igiene. Quindi, no, no, non vai in camera della bimba adesso, sei sporca, eccetera, eccetera. Quindi chiude la porta. Vieni qua, forza tesoro. Perché dovete parlare. Hanno un discorso importante da fare. Ovviamente, la prima cosa... Condividi pensieri malinconici perché come minimo e l'abbraccia affettuosamente. Ce la faremo sorellina, ce la faremo a superare anche questo momento. Io lo so che sarà così. Lei non posso pensarci, capisci nostro padre? Perché? Tesoro, purtroppo l'età c'era, capisci? Conversazione personale profonda dobbiamo, Siamo persone, ecco, consola per la morte, siamo persone di mondo, insomma, capisci noi? Tu devi capire che questo fa parte della vita. Ora abbiamo solo giornate di pioggia davanti a noi, ma lei era scomparsa da poco anche la mamma. Perché dobbiamo essere così sfigate? Perché non c'è una buona stella su di noi? Ma tesoro, non dire così, abbiamo anche noi la nostra buona stella. E si consolano. Oh, promossa a vice responsabile. 13 simolloni allora per un totale di 38 allora. 187 simole l'interazione interazione. Valtati del titolo professionale. Ma tu sei un po' triste adesso. Meno male perché voglio dire. Ecco, chiama la linea della tristezza. Addirittura. Vai. Chiama, chiama. È perché le nostre non indossare caliamo la maschera, siamo sfigate, è inutile che dici che non è vero. E lei ma no, tesoro. Dai, e 2000 abbracci. No, tesoro, non è vero. Non lo so, guarda, a volte mi chiedo come se un orso si fosse abbattuto. Sono una casa delle bambole, ecco, mi sento così. Come se ci fosse stata un'esplosione di sfiga, capito? Perché ultimamente sono capitate troppe cose strane, troppe cose orribili. Prima la mamma, adesso papà. Insomma, ho una guerra emotiva dentro di me, lo capisci? E neanche un videogioco riuscirebbe a tirarmi su di morale. Tesoro, dai, non dire così. Non, non dobbiamo adesso essere dei dischi rotti. P piuttosto c'è una cosa di cui. Volevo parlarti. Consola di nuovo, tesoro, perché tua sorella in questo momento è inconsolabile. Spegni sta televisione, perché c'è una cosa, Moira. Vorrebbe venire da te. Va bene, tesoro, vieni pure. Chi è? Mi spiace molto per il tuo lutto. Andiamo a cenare qui. Così ne possiamo parlare. No, lei in questo momento preferisce restare in famiglia, ragazzi, conoscendo il soggetto. Mentre tu, caro. Um, Insomma, no? Questo momento cosa potresti fare? Fai una cosa, leggi un libro. Immaginiamo, legga un libro tipo uh, qualcosa che lo aiuti a superare questo momento, ragazzi. Ecco, il Signore dei Flagelli, mi sembra il caso, vista la sfiga. Uh, perché c'è una cosa che Rebecca vuole dire a Sherry. Mm, no. Sherry, io volevo in realtà parlarti di una cosa e Volevo sapere un po' cosa ne pensavi, che dire un consiglio. Ho bisogno di un tuo consiglio. Chi è adesso? Chi è? Chi è? Ah beh, Moira, va bene tesoro, entro a te. Volevo sapere cosa ne pensavi, capisci? E lei... Cosa? Un viaggio, prenotare un viaggio. Ma non abbiamo neanche la macchina. Guardate ragazzi, proprio la tristezza fatta persona in questo momento non riesce. A tirarsi su con niente. Ma di che viaggio sta parlando ovviamente la sorella, ragazzi? Conversazione personale profonda. Non abbiamo neanche la macchina, come arrivare all'aeroporto? Bene, non ci vuole una scienza, chiameremo un taxi. Va bene, ok, oh, ma dove vorresti andare? Non lo so, non mi sembra il caso. In questo momento vedo solo giorni di pioggia nella nostra vita. Prenotare un viaggio con il computer non mi sembra un'ottima idea. Forse un domani quando splenderà il sole nelle nostre vite. Ma ora io mi sento con un sacco dell'immondizia, capisci? E eh, eh lei, tesoro, io vedi, capisco come ti senti. Però pensavo di scrivere un nuovo capitolo nella nostra vita, sebbene così presto. E vedi, papà sognava tanto di fare questo viaggio. Quindi, quale modo migliore per rendervi omaggio? Se non partire ma in questo momento eh, con questi giorni di pioggia all'orizzonte e nella nostra vita capisco che non vuoi perdere perder tempo a prendere mosche però insomma io sono veramente avvilita e neanche i libri che legge tuo marito potrebbero aiutarmi a tirarmi su va bene ok in questo momento ci sentiamo come se un pipistrello avesse risucchiato via tutta la nostra felicità ma non raccontiamoci palle ok? noi ce la facciamo, ci riprendiamo sempre possiamo reagire anche se c'è quel famoso orso che ha distrutto la tua casa delle bambole immaginarie o quello che è il sole splenderà di nuovo nella nostra vita io me lo sento e noi non dobbiamo pensare e dire l'amate dobbiamo essere positive papà lo vorrebbe vabbè, hai ragione, anche se mi sento come un sacco dell'immondizia devo pensare che il sole tornerà a splendere presto, ammazzare che allegria e quindi sì, la nostra ha deciso fondamentalmente anche se non abbiamo un'auto, chiameremo un taxi va bene tesoro, vai in bagno guarda, fammi il piacere, vai vai in bagno Usa e magari fai una cosa, fatti un bagno con la schiuma, lei farà la stessa cosa che magari così come dire vi riprendete un momentino, fai un bagno con la schiuma e quindi immaginiamo lei ne abbia già parlato con, con lui e lui sì sì mi sento anche io come un fiore appassito ha detto prima, però penso sia l'idea migliore per rendere omaggio a Dylan, guardate ragazzi la camminata più che depressa, quindi il nostro mentre si risolleva un po' il divertimento ci Penserà lui ragazzi a prenotare i biglietti del viaggio per Selva Dorada perché i nostri subito dopo il funerale partiranno per Selva Dorada ragazzi per rendere omaggio a Dylan Dylan non ha potuto realizzare quel sogno e allora saranno loro a realizzarlo per lui. Quale modo migliore per rendergli omaggio? Eccola lì, sostituisci. Ma come hai fatto tu a entrare qua, patata? Mi sa che c'eri già entrata e ti ho lasciata chiusa dentro. Sblocca tutto, dai. Um, mamma mia. Eler c'è da far paura. Quindi sì, ragazzi, i nostri sono pronti per partire. Mi dispiace molto per il tuo lutto. Va bene, no, tesoro, lascia fare. Jill. Jill. Ragazzi. A Jill dispiace per il lutto. Eh, lo so, tesoro, anche a noi. E quindi, caro, potresti... Vieni qua. Uh, no, non la doccia. Chiedile de della scuola, perché, comunque, immagino, ragazzi, siano tutti un po' a lutto. Anche Moira, ovviamente, no? Era comunque di famiglia. Quindi impara anche a conoscere. Perché bella energica, ovvio. Tanto il lutto non sta. Però vabbè, ragazzi, dettagli. E quindi sì, i nostri partiranno. Non so come se la caveranno, eh. Sinceramente, perché li vedo veramente messi male. Però hanno deciso di tentare. Di partire per questo viaggio. Per rendere omaggio a Dylan. Uh, ma sì, fai dei ravioli. Ecco, lutto per 24 ore. Tesoro, fai una cosa. Uh, scrivi no, fai così. Internet, leggi, mamma mia, scrivi sui sentimenti nel blog, dai, e ovviamente porteranno anche la patatosa, la piccola Ada, perché a chi lasciarla, ovviamente, ragazzi? È per una volta davanti a un simile dolore, ovviamente se ne va, si mette da parte, ragazzi, quello che è il lavoro, quello che sono gli obiettivi personali. Per Dylan, per omaggiare appunto il nostro Dylan E si asciuga pure qua, anzi fa una cosa utile Mamma mia ragazzi Riparalo dai, ora non c'è più Dylan che ripara le cose Devi pensarci tu Sei tu l'uomo di casa Qua siamo rimasti solo con femmine se no eh Raggiunto il livello 4, ok Acquisita abbia di manualità, mi raccomando non farmi scherzi Ripara senza storie perché È distrutta ragazzi, è distrutta perché sì Sebbene anche e eh, vabbè, buonanotte. Sebbene anche Rebecca, ragazzi, sia ovviamente a pezzi, no? Per ciò che è successo, però Rebecca era. Eh, sotto certi aspetti, ecco, io me la immagino sotto questo punto di vista qui. Più forte di, di Sherry, ragazzi. Cioè, riesce a reagire più facilmente alle avversità della vita, secondo me. Per come io ho immaginato le ragazze, ovviamente. Ma che? È? Ma Ah, lei. Ok, ragazzi, mamma mia. Siediti qui. E appena avrai finito, cara, tu siediti. Sì, va bene, ok. Il lavoro chiama. Tanto qua stiamo eh, a 23 ore. Quindi, ragazzi, sì, nel prossimo episodio, non in questo, cioè io questo lo vorrei concludere, con l'arrivo dei nostri a Selva Dorada. Sua. Confida i problemi a. Oh, che carina questa interazione, ragazzi. E forse è questo evento che farà rivalutare la richiesta di Mirko di avere dei figli alla nostra Rebecca, ragazzi? Davanti a un dolore del genere, forse, no? E lui la vede particolarmente triste, ragazzi, ci prova a dirle qualcosa. A. Eh, a discutere dell'umore triste, la vede proprio, ragazzi distrutta. È normale, ovviamente perché ha un dolore enorme. Però poi la consolerà per la morte. Dai, e poi consolerà ovviamente anche lei, ragazzi. Perché lui in questo momento soffre. Però allora erano le figlie di Dylan quindi si sente come dire: no: di non, poter, non potersi permettere di soffrire. Deve essere forte per sostenere sua moglie. Sostenere sua cognata in questo momento, perciò. Andrà tutto bene, Sherry, dai. Ora è con tua madre. Dovete pensare, questo: che è con vostra madre adesso. Tu sei giocosa, tesoro. Per quale motivo? Non si sa. Tesoro, supereremo anche questo momento. Sì, lo so, hai ragione. Noi ce la faremo. Sebbene adesso si esplosa una bomba emotiva dentro di noi. E ci sentiamo tutti come se un pipistrello avesse risucchiato via la nostra felicità, vuoti come dei robot. Noi supereremo questo momento. Vero? Possiamo farcela. Sei così dolce, tesoro. Ed è questo, vedete? Lei, un po' sente forse che per una volta deve mettere da parte le promozioni, la voglia di far carriera, insomma, tutto questo per ascoltare anche ciò che vuole suo marito. Ora che ha il cuore così a pezzi, no? Discuti dell'umore triste, cerca di consolarlo anche tu, però tesoro, eh? Perché se lo merita sto poveraccio, consola per la morte, dai. Ma perché lo consolida così? Vabbè, ragazzi, non ho parole. Ammira le stelle, no? Non c'è bisogno di ammirare le stelle. E prendete un giorno di vacanza, vedete, le cose cambiano. Lei già sta pensando di restare un po' di tempo in famiglia, perché davanti... Alla, alla, dis alla disperazione ragazzi, davanti alla tristezza. Vedete? Complimento deprimente, no? Offri un massaggio, dai. Prova. Prova a sciogliere un po' di tensione. Mi sento un lama. Vedi? Non importa adesso avere dei figli. L'importante è, è riprenderci. Insomma, tu sei una brava persona, sei una persona pulita. Non dire così, mi lasci come una statua, insomma, forse sono stata io esagerata. Ma no, hai ragione, abbiamo tutto il tempo. Ah, è vero che i soldi non ci mancano, però dovevo avere più pazienza. Io ti chiedo scusa. Mi dispiace tanto, ho pensato soltanto al fatto che i soldi c'erano, che avremmo potuto dare comunque una buona vita ai nostri figli e quindi non. Ma non avevi torto alla fine, vedi davanti a questi dolori uno capisce, lo so ma sono stato un disco rotto e ti chiedo perdono per, per come mi sono comportato. Prova a flirtare con lei caro perché vuoi darle un regalo romantico, una rosa? Uh. E poi consolala ovviamente perché qua. Lo vogliamo dare, sto regalo, tesoro? Non ce la fa, non ce la fa, ragazzi. Il regalo è improponibile. È una richiesta troppo difficile. Hai finito di mangiare? Mangiati sti ravioli, su, oh, mamma mia, ragazzi! Fè, 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 fè. Non mangiare i ravioli. Non mangiare i ravioli. Non mangiare i ravioli. La pargola deve essere portata al vasino, e quindi, sì, ragazzi, forse anche la nostra Rebecca un po' vuole come dire adesso tenere effettivamente in considerazione l'idea magari di averlo questo figlio perché ora secondo me in questo momento è lei cioè non ha potuto neanche mio padre non ha potuto neanche né mio padre né mia madre conoscere i loro nipotini io non cioè a differenza di mia sorella che comunque Dylan ha conosciuto Ada e lei invece adesso sta pensando che invece lei non ha... Suo padre non ha potuto nemmeno conoscere... Dai, ragazzi, con calma, e eh, non vi fate del male. Suo padre non ha potuto nemmeno conoscere invece i suoi figli. E quindi questo sicuramente la demoralizza moltissimo. Anch'io sono stata un discorotto, immaginiamoli, sta dicendo, fissata solo con il lavoro. E quindi i ragazzi hanno trovato... Brutto dirlo, perché a volte servono, no? Le tragedie per arrivare a capire ciò che cosa è davvero importante. Eh, che è ecco una relazione, è comunque, un matrimonio, eh, avere dei figli, quelle sono delle gioie, ovviamente. E a volte anche lì, due, no, solo una, solo lui. E a volte uno magari si fa prendere dai problemi e non riesce invece a capire che. Poi quando arrivano i problemi veri diciamo piangi a fiumi tesoro tu pure piangi a fiumi, tutti e due pulisci tua figlia qua va a prendersi una porzioncina anzi mangia quello che c'è e quindi sì sebbene il momento di sconforto per entrambi sia palese la nostra sta veramente considerando la possibilità ragazzi di avere un figlio e io spero di cuore ragazzi che sia una femmina perché se mi fa un maschio vuol dire che sono proprio sfigata ve lo dico proprio con, con eh, come dire abbastanza serenità ecco conforta tua figlia E cerca di rallegrarla a modo tuo non sarà semplice, ma però ecco dai, dormi disperati entrambi, ragazzi. Cioè, la disperazione regna in questa casa. Quindi, noi, a questo punto, ci vediamo quando i nostri Redfield sono arrivati a Selva Perché i nostri Redfield il 4 e 48 organizzeranno. Vedete che io mi scordo, ragazzi. Mamma mia! Scusate, ma. Mi dimentico di togliere le decorazioni è più forte di me. Oh. E non è che non ho controllato. Eh, ma alcune cose mi sfuggono sempre comunque. Quindi chiedo scusa: ma non dovrebbe esserci più, più nulla. Mi auguro perlomeno, quindi direi che ci vediamo, ragazzi. Perché i nostri hanno deciso di partire subito. Eh, ci vediamo ovviamente quando. Ma che è il piatto invisibile? Vabbè, il piatto volante, ci vediamo quando i nostri insomma sono arrivati a Selva Dorata. Allora ragazzi, ebbene sì, i nostri Redfield sono arrivati nella giungla. Sono a Salvadorada ragazzi, qui pronti a realizzare quello che era il sogno, il desiderio più grande, l'ambizione, l'aspirazione del caro Dylan. Ovviamente non è che la realizzeranno nel senso che qualcuno di loro farà. Le varie missioncine, chiamiamole vari step, completare vari step che avrebbe dovuto completare Dylan per l'aspirazione, questo no Però sono venuti qui tutti quanti insieme per um, realizzare quello che era il suo sogno ragazzi Ora ovviamente la casa ho scelto quella più grande, non è attrezzata per i toddlerini ma cercheremo di acquistare tutto quello che um, è necessario la vacanza durerà una settimana proprio per permettere a tutti loro di eh, esplorare e fare tutto ciò che vogliono, anche perché ragazzi non sono venuti soltanto i quattro Redfield qui presenti ormai, ma proprio tutti. Come potete vedere c'è anche Claire che dice: Ma perché io sono venuta qua? Ho faticato tanto nella mia vita, ma pure qua. E vabbè. Poi c'è il nostro Thomas, che è un sempre un bell'uomo, ragazzi! Guardate che sguardo! E sono cresciute le pargole! Quindi abbiamo Alexia Redfield, notare, ragazzi quanto è bella! È bellissima, mi piace tantissimo. Ovviamente, le dovrò fare un cambio look, ragazzi, perché conciata così mi fa star male. E poi è cresciuta anche ve la mostro così più rapidamente. Moira, che non lo so. Moira forse ha ripreso più dal padre, ragazzi. È una bella ragazza anche lei, però, con questo taglio molto corto, dove sta? Oh, fatemela vedere bene perché non l'ho vista bene nemmeno io, e forse sì. Però lo stampo dei redfield c'è sempre, secondo me. E poi vabbè, la piccolina di casa, ragazzi, che chiede abbracci. Perché lei chiede abbracci, perché è una piccola patatosa e chiede abbracci. Notare il look di Sherry, ragazzi, è eh? proprio da giungla. Eh, vabbè, quindi ne vedremo delle belle a partire dal prossimo episodio, perché tutti i Redfield sono a Selva Dorada. Io la vedo molto male, ma proprio tanto male. Però vabbè, in qualche modo noi ce la caveremo, spero. Cercherò di non metterli a rischio, ragazzi, perché eh, se no la vedo veramente male. E soprattutto... Sarà rimasta incinta la nostra Rebecca? Perché sì, ragazzi, non c'è più il desiderio. Ed è stato fatto un fichi fichi, come potete vedere. Vi lascio con il dubbio. Lo scopriremo presto ragazzi. Se l'episodio vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che nella descrizione del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, programmazione del canale, playlist, link ai canali dei miei YouTuber. Quindi andate ragazzi, mi raccomando iscrivetevi, campanelline sempre e solo attive perché o soltanto in questo modo, io ve lo ricordo tutte le volte, sarò noiosa ma ci tengo, solo in questo modo ragazzi vi arriverà la notifica quando qualcuno di noi pubb pubblicherà, scusate, i contenuti. Nel proprio canale, quindi mi raccomando Campanelline sempre attive Che dire, io vi auguro un fantastico inizio settimana Una buona giornata o una buona serata A seconda del momento in cui guarderete questo episodio Come sempre vi rimando al prossimo Ormai lo sapete bene, fatemi sapere cosa ne pensate Perché una volta terminato Il viaggio a Selva Dorada, anche la nostra Cambierà ufficialmente lavoro E inizierà il suo percorso da attrice Nonché acquisterà ovviamente ragazzi Anche la sua eh, scuola di ballo Quindi c'è ancora molto da vedere della generazione della nostra Sherry. Vi abbraccio forte a tutti voi, ragazzi. Sul Soul Simmers. E non.